amici di Gossip News, ben ritrovati. Io sono Nat e questa è la nuovissima pillola di Gossip. Manina Nazzaro e il compagno Lorenzo Amoruso hanno deciso di non sposarsi più. Ahimè ragazzi, questo matrimonio non sa da fa. L'intervista rilasciata a Chi è stata anche l'occasione per la super Manaila di dire la sua sulla riconferma di Sonia Bruganelli al GF VIP 7. Ma ecco tutto quello che ha raccontato in queste ultime ore l'ex Miss Italia. Prima di proseguire vi invito come al solito a supportare il canale mettendo un bel like, registratevi e cliccate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti come al solito. E se volete essere certi di non perdervi tutte le notifiche, seguitemi su Telegram che trovate qui sotto il link, sotto il mio bel faccione. Ma veniamo a noi. Manila Nazar e Lorenzo Amoruso, che io simpaticamente chiamo Manila e Lorenzo, non convoleranno a nozze, e no, almeno per il momento, niente di grave, comunque non preoccupatevi perché è tutto bene sul fronte occidentale. Benissimo, è stata proprio l'ex GFina ad annunciarlo durante un'intervista rilasciata al settimanale Chi? Chi? Io? Tu? Boh, chi? Non lo so, noi. Niente paura, i due continueranno ad andare d'amore d'accordo e sono più innamorati che mai, quindi... Se c'è chi pensa che ci siano crisi in corso, no, semplicemente non si sposano più, ma nessuna crisi. Basti pensare che la coppia si sta godendo il sole dei Caraibi insieme ai due figli di lei, avuti dal precedente matrimonio. Quindi in questo momento sono ai Caraibi, Mi mandate una cartolina magari, così, giusto, vabbè. Quindi, cosa ha fatto cambiare idea? Tutti noi ci domandiamo a Lorenz d'Arabia e Manila sulle nozze? Pare che le priorità della coppia siano cambiate, questo l'avevamo capito. Sì, questo è quello che ha confidato l'ex Miss Italia alla rivista di Signorini. Una revelation che ha lasciato basiti tutti i fan della coppia. E vi faccio la clip dei basiti. Una roba del genere. Visto che ancora prima di entrare al GF VIP, la nostra Manaila aveva ribadito più volte di voler sposare il suo compagno. Ma me lo ricordo, ai tempi. Oh, lo amo, l'amore, i sentimenti, matrimonio, le nozze, vabbè. Sino a poco tempo fa sembrava addirittura che i due avessero già scelto la location per i festeggiamenti. Io stesso feci un video, qualche tempo fa, nel quale vi parlai proprio di questa cosa. Però se adesso c'è qualcuno che dice, ma voi giornalisti sparate solo minchiate. No, sono i VIP che sparano le minchiate e poi ritraggono. Noi purtroppo dobbiamo dirvi quello che dicono loro, se poi loro cambiano idea, raga, non è che possiamo far molto, Ma l'argomento matrimonio comunque pare essere stato messo in stand-by. Sì, vabbè. Cosa aspetti, le calende greche? Voglio dire, vi ricordo che la vita va avanti. Manila infatti ha dichiarato che non è il momento per pensare al matrimonio, visto che ha due figli a cui dare l'equilibrio e serenità. Mi ricorda un po' quelle dame o cavalieri di Uomini e Donne, no? Che magari hanno 60-70 anni e cominciano a frequentarsi e dicono no, voglio andarci piano, non è il momento. Ma voglio dire, vabbè. Avete capito cosa intendo, no? Se mai un giorno si verrà, sì, che mi sembra un po' come... Avete presente quando il figlio chiede alla mamma, mamma mi compri le caramelle? E la mamma dice, vedremo, che tradotto vuol dire no. Quindi, un giorno si vedrà, tradotto mai. Ok. O come diceva Don Abbondio, questo matrimonio non sa da fa. Il quadretto familiare che vede lei, Lorenz e i due figli, per Manila sembra perfetto così com'è. In effetti è anche vero, bisogna dargli atto, perché quando una cosa va bene, perché devi stravolgerla, cambiarla? Com'è che diceva, lo dice sempre la buona Giusy, carta vincente non si cambia. Pare anche aver accantonato l'idea di avere un figlio con Lorenzo. Ne ha già due, si vede che gli bastano. Sembra quasi che l'ex Miss Italia voglia lasciar fare al destino. Brava, mi piace come idea, perché ragazzi alla fine poi noi possiamo fare piani, progetti, architettare tutto quello che vogliamo, ma poi il destino fa quel cavolo che gli pare. Se decide di farci fare una cosa, ce la fa fare, se decide di farci avverare un'altra cosa, lo fa fare, quindi abbiamo poco a farci aspettative, poi la vita è tutt'altra roba, ma lo sapete meglio di me. Comunque, vuole lasciar fare il destino, matrimonio e un eventuale figlio saranno i benvenuti se la vita lo vorrà. Ci sta, dai. Altrimenti pazienza. Mi piace questo mood molto... Sì, se va bene, va bene. Se va male, va bene lo stesso. Alla fine non è una brutta idea da seguire. Peccato che molto spesso tra il dire e il fare c'è di mezzo l'alveare. In buona sostanza, quello che sino a pochi mesi fa, quelli erano i progetti di Manila e Lorenzo, sono saltati. Ha precisato comunque che la decisione di non sposarsi più è stata presa di comune accordo dalla coppia. Qui avrei qualche dubbietto, perché di solito c'è uno più convinto dell'altro e l'altro, capito, per amor comune, per il bene comune, dice sì, va bene, però magari non è molto convinto. Però ovviamente non posso saperlo, questa è una mia idea che può essere anche sbagliatissima.
Sempre sul magazine di Signorini, la nostra Manila non ha potuto poi fare a meno di dire la sua sulle ultime indiscretion relative al GF VIP 7, no? Sapete, no? Ho fatto anche un video l'altro giorno, in particolare si è soffermata sulla notizia che vuole Sonia Bruganel riconfermata opinionista del reality. A tal proposito, Manila ritiene che la moglie di Bonolis sia adattissima al ruolo, e vi dico la verità, la penso anch'io così, perché è adatta, può piacere o non può piacere, però secondo me va bene per fare l'opinionista. E per fare l'opinionista, appunto, a detta di Manila, ci vogliono gli attributi, e di certo la Bruganel non mancano. Alla Bruganelli non mancano gli attributi e non mancano neanche i dindini nel conto corrente, però questo è un discorso mio, una cosa mia, quindi lasciamo perdere. La Nazzaro ha pure confessato di aver avuto l'occasione di conoscere meglio Sonia durante un'ospitata nel programma I Libri di Sonia. Bello, eh? Una roba culturale, per quello che nessuno la conosce, vabbè. Qui l'ex Miss Italia ha potuto vedere il lato più dolce e tenero della Bruganelli. Ah, perché c'è un lato dolce e tenero la Bruganelli? Non immaginavo, non avrei mai pensato. Eppure, se lo dice Manila, io mi fido. In molti però non lo conoscono. L'ex Jeffina si è detta anche dispiaciuta per la mancata riconferma di Adriana Volpe. Beh, signorini, questo è un colpo basso, eh. Cioè, ne riconfermi una e l'altra no, dai, voglio dire. Mi sembra proprio due pesi, due misure, vabbè. Sempre parlando di GF VIP, Manila ha rivelato con quali dei suoi ex compagni d'avventura è rimasta in contatto dopo la fine del reality. Ebbene, siete curiosi, eh? Si è scoperto che continua l'amicizia con Miriana Trevisan e con Aldo Montano. Tra l'altro, parlando proprio del campione olimpico Aldo, Manila ha ribadito ancora una volta come secondo lei avrebbe dovuto essere lui a vincere il GF VIP 6, cosa che purtroppo non è avvenuta. Voi siete d'accordo con lei o ve ne può fregare di meno? Chi invece l'ha delusa profondamente, indovinate un po', un nome a caso di una certa signora che canta. E la nostra Katia Ricciarelli l'ha delusa, parlando appunto della cantante lirica, la Nazzaro si dice pentita di averle aperto il suo corazon. Anche Giucas Casella l'ha delusa parecchio, visto che lo considera al pari di Katia come un grande giocatore. Tra l'altro ha detto, sì, parlano tutti, dicono Soleil, Alex Belli, ma anche Giucas Casella non scherza, eh. Io sinceramente mi sembrava un po' imbornito, però magari è una mia idea, però può anche essere. Se lo dice è lei che li ha conosciuti meglio, ovviamente noi li abbiamo visti esclusivamente da quello che ci hanno mostrato in TV. Lei ci ha vissuto a 365 gradi all'anno. Si dice così? Vabbè, avete capito il concetto? Comunque, noi ci fidiamo, almeno io mi fido. Insomma, dicevo, nonostante il GF VIP 6 sia finito da diversi mesi, i dissapori tra la Ricciarelli e la nostra Manila Nazzaro sono tutt'altro che dimenticati, ma questa non è una novità. Tanto la Ricciarelli si sa, no? Voglio dire, litiga con uno, poi fa pace con quell'altro, poi rilitica con uno, poi rilitica con l'altro, poi rilitica con... ogni tanto fa pace con qualcuno, ma non è che dura molto. Vabbè. Comunque, tornando all'argomento di questo video, vi ha stupito questa decisione di Manila riguardo le nozze? Allora, se posso dirvi la mia? Come dice sempre Razdegan, sono solo fatti loro. Non capisco perché tutte le volte che parlo come Razdegan faccio la voce russa, mica russo, però vabbè, avete capito il concetto, no? Per il resto, sposati o non sposati, raga, l'importante è che ci sia amore, sentimento, rispetto, le emozioni, come dice quella santa donna di Gemma Galgani. E mi riferisco alla santa, non alla veterana di Uomini e Donne, sia chiaro, perché sapete c'è una santa, che si chiama Gemma Galgani, sempre sia lodato. Ok, perfetto. Quindi, a questo punto fatemi sapere anche voi, secondo voi è una cosa molto importante e è importantissimo per una coppia stipulare questo atto del matrimonio, oppure l'importante è volersi bene, rispettarsi, stare insieme e rispettarsi soprattutto, scusate se ripeto, rispettarsi per tante volte, ma secondo me è la cosa più importante in un rapporto di coppia, al di là di firme non messe su contratti, così eccetera eccetera. Comunque questa è la mia idea, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate a tal proposito. Per il resto lo sapete, mettete un bel like sotto questo video, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella e vi ricordo di seguirmi nel canale Telegram, che lo trovate qua sotto la freccia multimediale, per non perdervi tutte le notifiche in tempo reale. Ci vediamo alla prossima, ciao bellezze.